Buongiorno a tutti e benvenuti alla puntata numero 188 di You Leader. Buongiorno, buongiorno, bentrovati, benvenuti, good morning. Bentrovati, grazie di aver scelto anche oggi You Leader per iniziare questa giornata con il giusto mindset. Reminiscenze di gioventù. Buongiorno a tutti voi, bentrovati e benvenuti alla puntata numero 188 di You Leader, il mio caffè tra le mani con la tazzina di Corina. E voi, che cosa state facendo? Così diceva quel famoso. E voi, che cosa facete? Sarete sicuramente seduti a far colazione con il vostro display, il vostro cellulare, il vostro tablet o il vostro televisore davanti, immortalate la scena. Fate le storie mentre la mattina iniziate la vostra giornata con You Leader, che torna per la puntata numero 188. Attenzione! Attenzione! Abbiamo un nuovo ricorrente dito più veloce del West. Anche oggi, dalla mia personalissima piattaforma, il dito più rapido è quello di Federica Caforio, live da Crispiano. Soltanto in seconda posizione, posto d'onore per Giulia Pilotto, live da Arzignano. Alessia Tempesta, terza. Buongiorno, Tempesta. Buongiorno. Sara, buongiorno da Venezia. Paola, good morning da Roma. Patrizia da Mesagni e ciao Natascia da Torino. Anna, good morning. Antonietta dalla Calabria. Giulia Pagnossin. Corina, buongiorno da Arzignano. Raffa, good morning da Castelfranco. Emilia, Simona, buongiorno a te. Giovanna da Berna Live. Sonia da Gazzo Veronese, diciamo come stanno le cose. Diana, buongiorno da Sarno. Claudia, buongiorno a te da Squinzano. Mariangela, e vai, oggi ci sono e posso scrivere live da Treviso. Benvenuta Mariangela, benvenuta Vittoria. Ciao Giulia, buongiorno anche a Barbara. Anna Lucia da Lecce. Ciao, ciao, buongiorno Roberta.
buongiorno dall'auto live da Venezia. Mayra ad aprile super live da, anzi, buongiorno super live da Castellana Grotte. Buongiorno, buongiorno a nonna Tecno, la nostra Monica Visentin da Rovere di Piano. Carmela live da Taranto, buongiorno Tina dal Trentino. Giulia Savone da Valmontone, lo fai per la rima, eh? Anna D'Amico da Mesagne, buongiorno anche a Vanessa da Catania. Livia, buongiorno da Roma. Mari Lena, buongiorno italiani di YouLeader live da Bologna in viaggio. Rebecca, buongiorno a te, live da Merano. Maria, buongiorno, live da Cisternino. Maria, l'altra Maria, appaiono le Marie, buongiorno da Catania. Francesca da Pisoniano. Antonietta Peluso, buongiorno, live from London. Simonetta da Poggiardo, Simona, buongiorno, live da Poggiardo. Danila, ciao, live da Martina Franca. Bambina da Rossano, buongiorno Eleonora da Castellana Grotte, che community che abbiamo lì. Morena, buongiorno dalla provincia di Community, sì, dalla provincia di Cuneo, ragazzi. Barbara da Benevento, good morning, cambio stagione assolutamente per Simona. Live on the road per la nostra Elena. Tina al lavoro. Vittoria Caffè, YouLeader. Vanusa, buongiorno dal Friuli. Patrizia, colazione sul mio terrazzo, è uno splendido terrazzo, ho avuto modo di cenare lì in una bellissima e indimenticabile serata di inizio estate scorso, della scorsa estate. Live da Napoli per l'ottimo Flavio. Linda da Caltanissetta, buon mindset a tutti noi. Anna, brutto tempo a Roma, ma ahimè per i prossimi giorni, per la prossima settimana abbondante, credo che il cielo piangerà ininterrottamente. Prestate attenzione. Livia, ecco, cuoricini per Fede, che è stata la prima oggi. Grande Alessia, dice Natasha, colazione, ascolto YouLeader, YouLeader, prendo appunti e tante cose belle, più una super notizia che aspettavo da giorni, che oggi mi ha rasserenata, dice Raffa. Giuliana, buongiorno dalla Sardegna. Francesca live da Roma. Simona da Villanova dal Benga Liguria di Ponente. Svegliarsi e sorridere fa bene all'anima. Marianna, buongiorno a te. Alfredo, buongiorno live da Taranto. Alessandra La Forgia live da Biceglie, e di Alessandra parleremo sabato durante la maratona YouLeader, perché Alessandra è lei, e questo strepitoso volume intitolato Libera con il network marketing vi regalerà delle sorprese che neanche immaginate, ma ne parleremo sabato mattina, allorché a partire dalle 8:45 faremo una maratona YouLeader di 3 ore. Buongiorno da Reggio Emilia, dalla macchina, dice Maria. Alexia, buongiorno a te da Pordenone. Ecco qui Paola che tagga le sue persone. Buongiorno Ilaria. Silvia, buongiorno. Marica da Vigevano, good morning. Patrizia che tagga le sue persone. Laura da Pavia, Danila da Galatina, siamo nell'Eccese. Ciao da Pordenone per Clelia, stiamo terminando i saluti, eh? Maria tagga le sue persone, l'altra Maria da Cinisello Balsamo, Vanda da Latiano, buongiorno, Federica da Pescara, Giovanna che tagga le sue persone, Francesca, buongiorno da San Marcello Piteglio, con il cuore, lo voglio il libro di Alessandra, assolutamente consigliabile. Ciao, Tutunea Florina, Laura, Farina, Natasha, good morning a voi, benvenuti. Tra pochissimi istanti iniziamo la puntata numero 188, particolarmente interessante per chi ha un team o per chi ha nelle sue intenzioni l'idea di creare subito il proprio dream team, il proprio team dei sogni. Ne parleremo, ma solo e soltanto tra pochi istanti. Eccoci qui, siamo tornati, puntata numero 188. Buongiorno dalla Calabria per Gio Dattilo. Corina ha appena finito le sue azioni mattutine e ora ci ascolta passeggiando con il suo Ben.
Buongiorno Ida, wow che argomento, dice Maria, perché oggi in questa puntata 188 parleremo di team, ma in particolar modo parleremo dell'importanza della motivazione se data correttamente. Il titolo di oggi è questo: motivati ma fermi. Quanti di voi che hanno costruito, generato un team, una struttura, una squadra di networker, di networkers, dicono: ma come diavolo è possibile? Eppure gli faccio le zoom motivazionali, sono motivati tutti i giorni questi networker, queste persone sono motivate da me o dagli altri ogni santo giorno, ma sono fermi. Oggi andiamo a scoprire, a sollevare il coperchio di un grande inganno, la convinzione che hanno molte persone che sia sufficiente motivare le persone per fargli avere risultati. Ecco perché il titolo: motivati ma fermi. Oggi deluderò molti di voi e oggi vi farò comprendere come You Leader sia perfettamente inutile. Il nostro appuntamento quotidiano, che va avanti da 188 puntate, è inutile. Sì, è inutile, perché motivare le persone è una inutile perdita di tempo. Se avete carta e penna, scrivetevela questa frase, che ora andremo a confutare chiaramente. Motivare le persone è una inutile perdita di tempo, o meglio, motivare soltanto le persone è una inutilissima perdita di tempo. E se motivare le persone ti fa perdere tempo, quindi motivare il team, che è fatto di persone, è una inutile perdita di tempo. Questa è la spiegazione del perché il vostro team non funziona. Se non funziona, perché la vostra convinzione che dare motivazione, carica emotiva alle persone, la convinzione che sia sufficiente questo per farli partire, per fargli fare le azioni che servono per poi andare a acchiappare il proprio sogno e far parte del 2%, è un errore incredibile. E ora vi spiego perché. Prima di proseguire voglio chiedervi: nel vostro team, che abbiate una persona o ne abbiate tante, l'avete riscontrata questa difficoltà? Che nonostante voi ci mettiate il cuore per motivarle, queste persone non partono, si infuocano solo un istante e poi il giorno dopo sono nuovamente sedute e morte. Vi è accaduta questa cosa? Certo, dice Grazia. Assolutamente sì, dice Roberta. Sì, dice Sara Trolese. Sì, sì, certo, è accaduto. Sì, dice Paola Pucci. Sì, dice Simona. Sì, sì. Quante volte vi è accaduto di fare delle bellissime Zoom motivazionali? Delle bellissime Zoom con pathos? Quante volte avete visto le persone piangere mentre voi le motivavate, mentre raccontavate la vostra storia, e poi il giorno dopo sti cazzi, sono perfettamente più fermi di prima. Avete notato che più motivazione dai alle persone, prima mollano? Assolutamente sì, l'avete sperimentato tutti. Roberta dice: assolutamente sì, forse il problema sono io. Non trasmetto il mio essere leader perché non sono ancora dentro di me il leader. Adesso vi dico perché tutto questo accade. E questa, la prossima frase, è quella che dovete annotare sul vostro foglio che avete lì davanti con la penna e dovete fissare nella vostra struttura di DNA di networker. Non c'è motivazione senza conoscenza. Non è possibile che la motivazione attecchisca se nelle persone che tu vuoi motivare non c'è
conoscenza. Non esiste assolutamente un team in grado di raccogliere inviti motivazionali se non ha la conoscenza di base. Così come non c'è solidità se tu costruisci un palazzo senza le fondamenta, perché tu puoi fare il miglior palazzo del mondo con tutti gli orpelli dorati, puoi fare i balconi luminosi, puoi creare delle finestre, puoi fare un esercizio di arte architettonica immobiliare pazzesca, ma se questa magnificenza tu non la poggi sulle fondamenta, questo palazzo cade, come si scioglie, come burro, si piega su se stesso. Per quanto forte, alto, maestoso e bello possa essere, se non ci sono fondamenta, se non ci sono radici, tutto cade. Questo è il perché i vostri team sono motivati ma fermi. Perché non puoi far correre un uomo se non vede la strada. Puoi preparare la struttura muscolare di ogni atleta, di ogni persona, ma se non ha davanti a sé una strada da percorrere, se non la vede neanche, non puoi farlo correre, non puoi assolutamente che lui abbia una direzione. Non potrà mai esplicare l'efficacia dell'allenamento che quotidianamente eserciti sulle sue fibre muscolari se lui non vede la strada, se non è stata costruita una strada su cui correre. Cominciate a cogliere il perché avete buttato un sacco di tempo a motivare voi stessi. Anche, lo so che molti di voi leggono tantissimo, vedono i video motivazionali, vedono le Zoom. Io guardo le Zoom perché mi danno tanta carica. Non te le guardare più se non sei disposta a sviluppare la conoscenza di ciò che devi fare. Non puoi battere un record se non ne hai uno da superare. Non puoi essere motivato a fare qualcosa se non sai cosa devi fare. Ve lo traduco in parole povere? Vedo che oggi ci sono poche reazioni tra i commenti, molti che ascoltano in diretta, ma poche reazioni, perché questo è uno schiaffo vero, perché voi pensavate che il network marketing, i leader di un team, voi pensavate che si potesse avere e costruire un team solido soltanto mettendo persone dentro e motivandole? Il networker deve conoscere le basi di ciò che deve fare. Il networker deve conoscere, se non altro, le nozioni basilari, elementari, ma cruciali del piano compensi della propria azienda. Deve sapere che se farà quel punteggio avrà quel beneficio, perché altrimenti, se non ha quell'obiettivo, se non ha quella banana da inseguire, non servirà neanche il bastone. E questo è in risposta anche a quelli che usano il bastone, quelli che inseguono le proprie persone invitandole a fare punti. Devi muoverti, non puoi stare a sonnecchiare, devi fare le azioni, non si muoveranno mai, non sarai mai in grado di dare un motivo alla loro azione. Il motivo all'azione è sapere cosa cazzo devono fare. Ecco perché è importante che un leader sia più degli altri. Un leader deve insegnare le cose fondamentali di questa attività, che è avere un grande sogno, sapere cosa devi fare, come devi farlo, e poi trasmetterlo agli altri. Questa è la ragione per cui molte persone ce la fanno a sviluppare team enormi e solidi, ed alcuni arrancano perché pensano che tutto dipenda dalla motivazione, e invece
c'è molto, c'è uno spazio molto importante da dare alle skills, alla conoscenza e alla competenza tecnica del lavoro che tu devi fare. Motivazione sommata alla consapevolezza, siamo concentrati, è una cruda verità e realtà. Dice Anna, come si fa a costruire un impero solido dando solo delle belle emozioni? Nessun imprenditore ragiona così. Cuore, azione e consapevolezza. Molti dicono, voi siete intelligenti, perciò avete successo, dicono molti. È così, è vero, probabilmente poi si dà tanta energia a fare questo, l'unica cosa che ho dedotto è dare l'esempio. Ma continuiamo nella nostra digressione, nella nostra argomentazione. Tu, durante le videochiamate con il tuo team, o quando sei ospite e magari racconti la tua storia, tu potrai far piangere qualcuno con la tua storia, no? Quante volte vi è accaduto di sentire che qualcosa tocca la vostra anima quando sentite qualcuno che racconta la propria storia? Ricordate sempre che l'essere umano ama ascoltare le storie di chi si solleva dalla cacca e risolve i propri problemi per poi avere una vita serena. L'essere umano ama vedere l'evoluzione e il cambiamento di come esci da un problema. Quindi tu potrai anche sorprendere, scioccare, far piangere qualcuno con la tua storia, ma se non svilupperà le giuste competenze, avrà pianto a vuoto. E questo è il danno, il problema, il cancro della maggior parte dei networkers. Il 98% delle persone che fanno network marketing non sono disposte ad acquisire la giusta consapevolezza, che è fatta di costanza e conoscenza. La conoscenza è fondamentale, perché deve esserci l'humus, deve esserci il terreno, devono esserci le fondamenta su cui appoggiare tutti i bei discorsi motivazionali del cavolo. Chi mi conosce, chi conosce il nostro stile di lavoro, la nostra maniera di lavorare, sa che YouLeader è una finestra motivazionale della mattina, ma nell'arco delle restanti 24 ore il nostro lavoro è fatto molto di trasferimento di skill, perché ci sono dei talenti da sviluppare, ci sono delle cose da sapere. Quindi, se tu fai discorsi motivazionali e vedi che davanti ti piangono e vedi che ti ringraziano perché li hai scossi e ti senti piena di te perché hai fatto un bel discorso che gli altri hanno apprezzato, sappi che se queste persone che ti hanno ascoltato non sviluppano le giuste competenze, hanno pianto soltanto per il gusto di... È come se vedessero un film, e questo mondo è pieno di persone che non vedono l'ora di tirare fuori le lacrime che derivano da compressioni diverse. È come se si sfogassero il giorno dopo, ormai sfogate, gliene frega nulla del network marketing e non passano. Ora vi enuncio, se dovesse interessarvi, una regola che ho creato ieri sera mentre ero col culo sul divano. Intanto buongiorno a tutti. La regola del 6. La regola del 6. Io mi invento le regole, no? Così non sono le regole delle 5P. Oggi parliamo della regola del 6. Che cosa facciamo tutti noi generalmente? Spingiamo e incoraggiamo. Quindi, tu che hai l'illusione, la voglia di costruire un team, cosa fai? Spingi e incoraggi. No, io le mie ragazze, oddio mio, quando dicono le mie ragazze immagino una scena proprio in cui tu, come se fossi proprietario di una squadra, di una servitù, le mie ragazze, che sono mie, quello ognuno è di se stesso. Semmai puoi dire le persone che si ispirano a me, che se tu dici le mie ragazze, loro diranno le mie ragazze, anche quando metteranno una persona in attività si sentiranno super mega fighe, perché tu hai detto le mie ragazze.
In ogni caso, spingere e incoraggiare, S-E-I. Spingere e incoraggiare quello che fate spesso e volentieri. E poi c'è un'altra cosa che un aspirante leader desidera fare, scuotere e infuocare. No? Allora organizzate le Zoom con il vostro team per spingere e incoraggiare le ragazze, scuotere e infuocare le ragazze. Allora se fate una Zoom in cui siete stati bravi a spingere e siete stati sufficientemente bravi a incoraggiarle, vi sentite fighe e sentite metà del lavoro fatto. Oppure se magari avete fatto una Zoom in cui avete raccontato la vostra vita e avete scosso le persone facendole emozionare e magari le avete anche infuocate, cazzo, vi sentite proprio piene di voi, convinte di aver fatto un ottimo lavoro e persino vi mettete ad aspettare fiducioso che il team quindi da oggi farà risultati. Perché la legge del 6 ha un'altra frasina che il 98% di voi non applica. Studiare e imparare. Occhio, eh? Non sto dicendo studiare, studiare, studiare. Non serve un cazzo a studiare. Network marketing, studiare serve imparare. Studia e impara. Perché soltanto se tu avrai studiato e imparato e trasmetterai nel massimo della semplicità, perché il network marketing ama la semplicità, se tu hai studiato e imparato, perché il 98% delle persone studia, tutti si stampano le fotocopie, si guardano 10.000 Zoom e studiano, ma che cazzo studi? Impara! È come gli universitari che studiano, escono con 10.000 master, studiano e non hanno imparato nulla. Quindi, cambiamo l'ordine dei fattori. Studiare e imparare innanzitutto, quelle poche cose che sono la base, le fondamenta del tuo piano compensi, della tua azienda, li devi conoscere. Non può esistere che tu vada a brancolare nel buio e che non sappia che cosa stai facendo, perché il tuo team non lo saprà neanche e la tua carica emotiva che gli darai sarà buttata. Studiare e imparare, poi spingere e incoraggiare e poi magari anche scuotere e infuocare. L'avete colta la differenza, l'errore che vi portate sul groppone, che ci siamo portati tutti noi prima di trovare la chiave sul groppone? E se vi venisse il pallino di fare delle live, delle Zoom in cui parlate di aforismi, di carica emozionale, fatela soltanto se siete a posto con la coscienza, se sapete che sarete in grado anche di insegnare alle persone cosa devono farci con quella motivazione. Questa è la ragione per cui io spesso sconsiglio vivamente di andare a frequentare corsi motivazionali spinti in cui c'è qualche esperto mental coach che ti invita a tirare fuori tutti i tuoi disagi per ricostruire, per darti proprio, ti fa piangere, ti fa vomitare fuori i tuoi problemi, tu pensi che ti stia rafforzando, invece ti distrugge perché non ti fornisce la rotta, la strada, le cose che poi devi fare nel quotidiano per applicare quella motivazione. Tutti coloro che seguono corsi motivazionali di non networker o tutti coloro che seguono corsi motivazionali fini solo a scuotere, a dare a infuocare, tornano dai corsi motivazionali e non lavorano più. Il tuo team, se il tuo team in massa dovesse andare a frequentare un corso motivazionale di una persona bravissima che ti dà grande carica emotiva, ma poi tu non sai che cosa devi fare nella tua attività quotidiana, tu sei fottuta. Ecco perché
vi dico che l'universo del network marketing all'interno di grandi realtà come può essere questo grande team, la nostra grande azienda, possono godere perfettamente di autonomia, perché chi vi motiva, chi parla, i risultati li ha fatto e sa che cosa deve insegnarti. E invece tu scegli di andare a spendere 1.000, 1.500, 2.000 euro a fare corsi motivazionali per poi tornare ed essere emotivamente raso al suolo, perché non avrai neanche la forza di cominciare a costruire le tue skill e le tue consapevolezze. Dunque, le lacrime durano poco, le competenze consentono di costruire qualcosa di solido, dice Giovanna. Esatto. Buongiorno, ti faccio morire, dice Marilena. Buongiorno, ciao. Credo il 90% cerchi di fare lo psicologo anziché il networker. Questo è il punto. Il networker è l'80% atteggiamento, ma il 20% è tecnica anche. L'80% è la testa, ma il 20% devi sapere cosa fare. Invece qui abbiamo persone che sono 100% testa, ma io ho un grande dolore, un grande sogno, io ce la farò perché sono infuocata, sono motivata. Dove cazzo vai se non studi e impari? Se non sai a menadito le basi elementari del tuo piano compensi e delle azioni che devi fare, del perché devi fare quelle azioni. È fondamentale. Motivare e aspettare in cambio di risultati è un suicidio. Sostieni e ispira. Questa è l'altra, l'aggiungeremo alla legge del 6. Sostieni e ispira. Bravissima Anna. Grazie. Buongiorno da Chiampo, un leader insegna, un leader lascia fare al suo team, ma un vero leader si siede assieme ai suoi e ne segue le azioni. Ciao, grazie Silvano, assolutamente vero. Oggi sei infuocato, dice Vittoria. Vero, avevo fatto un corso motivazionale e mi ero fermata per giorni. Non servono fare i corsi motivazionali, ve lo dico per esperienza, perché ha fatto crollare interi team nella nostra lunga breve carriera di networker. Seguire i corsi motivazionali danneggia la testa, l'atteggiamento di chi non ha l'umiltà di capire che quella motivazione va appoggiata sulla conoscenza. E allora sapete cosa accade? Che siccome non hai voglia di studiare e imparare, ti affidi ai corsi motivazionali esterni, tornerai distrutto. Perché? Perché chi ti ha aperto la testa lo ha fatto perché tu vada nuovamente, dopo qualche mese, a iscriverti un altro corso, perché ti daranno l'illusione che con quella motivazione tu spaccherai il mondo e ti faranno pensare che il tuo team non fa nulla, non serve, non è in grado di motivarti. Allora vai all'esterno e ti distruggono, perché il loro obiettivo è riportarti lì a quel corso. Il nostro obiettivo è quello di farti rimanere qui e farti guadagnare. Sottile differenza. Io voglio studiare, mi manca proprio quello. Imparare, io direi. Bisogna imparare, imparare, imparare per poi insegnare e ispirare. Un sacco di persone che improvvisano. Quanto è vero quello che dici? Nessuno si conosce davvero bene. Il network va conosciuto, anche quello che diciamo sempre. Abbiamoci anche un po' in chiusura. Quindi, questo mindset, quello che tutti insieme cerchiamo di sviluppare la mattina a You Leader, non funzionerà mai se non sai cosa fare. Tu che segui You Leader da 188 puntate e magari mi segui nelle live da 2 anni prima, perché se io dovessi contare le live motivazionali non saremmo a 188 ma saremmo a 1088. Tu che segui You Leader da 188 puntate e continui a seguirlo cercando di trovare il giusto atteggiamento, ti ho dimostrato che You Leader non serve a un cazzo. Ti ho dimostrato che queste live che facciamo la mattina non servono a nulla se non sei disposta a imparare cosa c'è da fare. Se non c'è nessuno che ti insegna che cosa fare. E anche qui c'è da aprire una parentesi. Spesso ci si arrende perché il mio upline non fa le zoom. Nessuno mi dice cosa fare. Che ci crediate o no, a me, ad Alessia, nessuno ci ha detto che cosa fare. Ci siamo ispirati, avvicinati a qualcuno che faceva e le abbiamo chiesto, scusa, ma tu che cosa fai? Non abbiamo certamente aspettato
all'epoca abbiamo iniziato la nostra upline, che aveva iniziato da pochi giorni peraltro, che poi dopo un po' si è fermata per tornare a essere ossessionata tutta la vita per realizzare i sogni degli altri, e noi invece abbiamo colto quell'opportunità che ci è stata regalata. Ma il mindset non funzionerà se non sai cosa fare. Il mindset che tu dai o che raccogli, anche seguendo gli leader, non ti serve a nulla se non hai voglia di imparare. Perché solo quando tu sai il perché devi fare una certa cosa, si riesce a appoggiare la motivazione. Guardate cosa accade durante gli incentivi. Sapete quando nel network ogni tanto le aziende fanno i grossi incentivi e lì ci sono delle apoteosi di risultati. Perché? Perché ti concentri sul perché mi conviene acchiappare questo obiettivo. Quando lo capisci, caspita, ti metti in moto. E se fossimo ogni giorno sotto incentivo, sarebbe un mondo di persone ancora più soddisfatte. Quel 2% magari sarebbe 5%. E invece quel 2%, che mi sto accorgendo forse anche meno, è fatto proprio di persone che hanno il coraggio di imparare prima di mettersi in gioco. Che chiave quella di stamattina, dice Maria. Monica, verissimo, ho visto più di qualcuna che si è fermata e ha lasciato dopo corsi motivazionali esterni spinti. Tantissimi. Diana, non seguo gli leader da 188 puntate, ma ogni santo giorno mi sento presa in causa. Trovi sempre il punto per toccare nel punto debole. Giulia, prima conosci e poi approfondisci, prima impara e poi sostieni. La motivazione cercala dentro te e troverai ciò che ti serve per partire. Buongiorno Cinzia. Natascia, meglio leader mi ha insegnato, ho imparato e mi ha fatto crescere. Mi ispiro a te, Alessia, da anni, già dai tempi di pausa ginseng vi ascoltavo sempre, mi avete insegnato tanto e vi ringrazio. Grazie a te per averlo esternato. Bisogna inventarsi ogni giorno, dice Emanuelita. Nelle Zoom di Scuola Tempesta c'è tantissimo da imparare, è un vero tesoro, dice Ida. Questa storia dell'app che molla non mi è nuova. Rebecca, come sempre, cogli nel segno, grazie. Imparare prima di tutto. Imparare non in maniera ossessiva, perché se pensate che il network marketing sia una università dove si studia per poi stampare curriculum, siete fuori strada. Il network marketing è un luogo in cui, come dicono gli anglosassoni, c'è il earning by learning, il guadagnare attraverso l'imparare. Earning by learning, non dimenticatelo mai. Grazie a te sto imparando a cambiare visione. Questo è quello che volevo raccontarvi oggi. Chiudiamo questa parentesi, pochissimi secondi di stacco, e poi chiudiamo andando a vedere alcuni dei vostri post che avete condiviso usando l'hashtag YouLeader, ma solo e soltanto tra pochissimi istanti. Allora, eccomi qui, sto per condividere lo schermo per andare molto rapidamente a esplorare la pagina, a esplorare Facebook nella parte in cui potremo vedere i vostri post con l'hashtag YouLeader. Vi invito, se il tema di oggi pensate possa essere cruciale, io suppongo di sì, per il vostro team, vi invito a condividere questa live, condividi questa live, premendo il pulsantino condividi che c'è qui sotto. Fallo scrivendo un testo su questa cosa, perché è bene che chi ti segue sappia che può affidarsi a te, perché tu gli insegnerai le competenze base e lo motiverai. Ecco perché non vi scelgono le persone, perché vi vedono motivati sì, ma non competenti. Fate che le persone vi vedano competenti e motivati e in grado di dare competenze e motivare. Condividete questa live con un bel testo e poi mettete l'hashtag YouLeader. Andiamo a vedere alcuni dei post con questo hashtag. Ecco qua, lo condivido. Il primo è quello della live attualmente in corso. Ecco qui un post di 14 ore fa di Francesca Buzzi.
dice: silenzio, ascolta, ti sei mai fermato un istante ad ascoltare cosa ti dice la vita, cosa ti sussurra? Un bel post con l'hashtag YouLeader, mamma networker. Questo è un invito a obbedire a se stessi e magari non dare troppo peso a quello che da fuori ti dicono per provare a fermarti. Questa, lei è Anna Tumminello, con un bel post che dice: se vuoi piacere a tutti, non diventare nulla, riprendendo una delle frasi della puntata di ieri di YouLeader. Andate a leggere il post, ecco qui l'hashtag YouLeader, il mi piace. 17 ore fa Elena Giordani, tra le craste, in questa altissima vegetazione, scrive: quanto è stato facile partire. Nell'ultimo post vi raccontavo quanto sia stato difficile buttarsi, salvo poi scoprire che se te lo meriti, meriti il tuo riscatto. Questo è il racconto bello di Elena, andatelo a leggere, con l'hashtag evidentemente YouLeader. Questo è il post di Alessia Tempesta Napolitano, che mostra la genesa, la grande genesa che abbiamo, che io e molti di noi portano al collo ormai da tantissimo tempo, e che abbiamo, questa grande l'abbiamo ricevuta in regalo da un manipolo di networker, e le ringraziamo, perché dovreste sapere che la genesa è un naturale e scientificamente provato amplificatore di energie positive, di frequenze positive. Un bel like al post di mia moglie. Questo è il post di Raffa: libertà senza giudizio o pregiudizio, mi trovo sempre in stato confusionale. Poi il racconto di che cos'è la libertà per Raffa, con una call to action: cosa mi consigli? La libertà cosa è per voi? Post di qualche giorno fa della bella Elena Condemi, e che racconta come il nostro lavoro sia basato sulle relazioni. Quindi l'ottima leader, insieme al marito Andrea dell'All-In Team, usa l'hashtag YouLeader, e se lo fa lei possono farlo tutti. Natascia Gherardi: quando ho iniziato questa attività di network marketing nell'ottobre del 2019, il racconto della sua storia, che è una cosa fondamentale se volete colpire l'immaginario e affascinare e ispirare le persone. Andate a leggere il racconto della bella evoluzione di vita di Natascia. Ancora nuovamente il post di Elena, quello di Natascia. Ecco Linda, un po' di me, un racconto di come si è evoluto probabilmente il suo mindset quando poi ha raccolto questa opportunità chiamata network marketing. Post di due giorni fa di Paola Pucci: iniziamo così, con tanta carica, un buongiorno e l'hashtag YouLeader. Claudia Renna: una delle domande che mi viene fatta più spesso è perché hai scelto il network marketing, è la spiegazione del perché, con tanto di traduzione in tedesco, del perché ama il network marketing. E poi scorrendo ce ne sono altre, come vedete. Vi invito a riprendere l'abitudine a taggare, a mettere l'hashtag YouLeader, affinché i vostri post possano poi apparire qui. Bene, grazie a tutti voi, grazie per essere stati qui, per aver colto, mi auguro, la chiave del successo nella gestione e nella crescita di un team, che è quella di non dare solo banale motivazione vuota, ma accompagnarla sempre a conoscenza su cui poggiare le spinte motivazionali. Grazie a tutti voi, grazie per essere stati qui. Trasformate questa giornata in un capolavoro. Vi ricordo che sabato mattina, a partire dalle 8:45 e per 3 ore, ci sarà la maratona YouLeader. Raggiungerò privatamente alcuni di voi, perché alcuni ne saranno protagonisti, ma vi invito in ogni caso a seguire la maratona, perché faremo estrazione di premi. Vi devo annunciare una cosa: ho sempre detto che faremo l'estrazione di premi fra tutti coloro che condividono le puntate YouLeader. Così sarà, ma con una formula un po' diversa, perché siete talmente tanti che non è tecnicamente possibile, perché non abbiamo ancora la struttura tipica dei ballottaggi delle elezioni, per dedicarci, come abbiamo sempre fatto, a questo. Ci saranno estrazioni di premi, ma con delle dinamiche diverse, ma sicuramente ci sarà brivido, divertimento e quel pizzico di speranza di vincere che c'è sempre stata nel mondo YouLeader. Grazie a tutti voi, appuntamento domani alle 8:45, divertitevi, grazie, 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 appuntamento domani, a domani 8:45, ciao!
il bacio di